tu sei tagliato. Eccoci. Giuliano? Sei siamo tagliato? In... ti sto dicendo. Siamo tutti e due un po' tagliati. Mi metto meglio. Siamo in diretta con Fiorella Infascelli, che è appena arrivata, stiamo rientrando ad Alghero dall'aeroporto. Sei contenta, Fiorella, di essere di nuovo in Sardegna? Moltissimo. Appena accendo all'aereo, appena la vedo, mi sento meglio. Naturalmente vi aspettiamo stasera alle 22 in Piazza della Giuria per la proiezione di Era d'Estate, il film su Falcone e Borsellino all'Asinara. E io vorrei chiedere a Fiorella che da dove viene questa tua passione per l'Asinara. In fondo è il secondo film che giri lì dopo Pugli Chiusi. Qual è la magia dell'isola dell'Asinara? La magia è della Sardegna, poi c'è l'Asinara. Magia sarda. L'Asinara ci sono andata per un motivo molto importante, era che gli operai della Vinnis erano autoreclusi nel carcere dell'Asinara, quindi li avevo conosciuti a un premio che mi stavano dando e Pietro Maron ci aveva parlato, aveva raccontato tutta la loro storia e io andando via ho detto: vorrei fare qualcosa per voi. Ci sono stata a rimuginare e il mese dopo sono tornata con una truppa a girare, quindi quello era un motivo molto importante. E quello era Pugni Chiusi. E durante le riprese di Pugni Chiusi hai scoperto la storia della permanenza, un po' esilio, un po' vacanza di Falcone e Borsellino all'Asinara per la stesura dell'ordinanza del maxi processo, così. Esilio un po' vacanza è una cosa che è uscita fuori con il film, perché io mentre stavo, fino a che non è uscito il film, tutti hanno sempre detto Falcone e Borsellino lì hanno scritto l'ordinanza, che non era vero. Io stando lì all'Asinara, un giorno, sempre Pietro, quando sono andata a dormire in un posto, ho visto questa casa e Pietro mi ha raccontato che lì c'erano Falcone e Borsellino e tutti dicevano che avevano scritto lì l'ordinanza. Io andando su internet ho scoperto una lettera di Caponetto, e poi anche lo dice nel libro Caponetto, che diceva: ma cosa, c'era stata una minaccia fortissima, li ho dovuti far andare all'asilo. Scusate, è partita, si è spostato l'iPhone, abbiamo perso l'inquadratura. Quindi loro sono andati all'Asinara in seguito a una grave minaccia, non avevano le carte, non avevano nulla, non potevano lavorare, per questo erano disperati, perché dopo 3 mesi iniziava il maxi processo, come il primo processo, la mafia, quelle proporzioni, il più grosso processo penale che ci sia mai stato nel secolo, in tutto il mondo. Quindi loro sono stati in attesa senza poter lavorare per diverse settimane e poi le carte arrivano. Il film racconta il rapporto delle famiglie Falcone e Borsellino, del rapporto di amicizia tra loro due, quindi è un film piccolo, intimo, familiare. Racconta come erano loro buttati giù dal piedistallo, cioè non c'è questa cosa di Falcone, Borsellino, non ci sono Palermo, non c'è la morte, non ci sono le sirene, non si vede Capaci, non si vede Via De Meglio, no, si vede l'Asinara e come erano loro due, che erano molto speciali, oltre a essere due magistrati speciali, oltre a essere Falcone e Borsellino, come tutti sappiamo, erano poi molto speciali perché erano due persone molto ironiche, molto spiritose, una gran voglia di vivere, di avere il piacere, cioè erano veramente due menti molto molto speciali. D'accordo, allora vi aspettiamo stasera alle 22 in Piazza della